Via, pronti, partenza, via. Si va per mare e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mare e monti, via. Pronti, partenza, via. Si va per mare e monti. E siamo tornati all'appuntamento settimanale con la trasmissione della WISP Abruzzo Molise. Trasmissione nata da un'idea del suo presidente Alberto Carulli e siamo sempre negli studi di TV6. Oggi qui con noi in studio abbiamo come ospite Gerry Villani. Gerry, che poi in realtà è il nome che hai per gli amici. Germano Villani, benvenuto. No, Vallese, Vallese. Buonasera. Vallese. Buonasera. Allora, Germano Vallesi, benvenuto, e invece abbiamo in collegamento e quindi come ospite esterno il vice sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Luca Lattanzi. Benvenuto. Buonasera, Luca. Buonasera. Luca Lattanzi. Grazie. Il tuo nome l'ho detto giusto, sia il nome che il tuo cognome, sì. Giusto, perfetto. Sì, sì. Bene, allora, oggi noi parliamo di una disciplina, diciamo, un po' inconsueta rispetto alle altre discipline sportive di cui ci siamo occupati fino a questo momento. Questo solo per dire che la grande casa WISP, questa grande associazione, questo grande ente di promozione, dedica molta attenzione, riconosce, dà valore a tutte le discipline sportive. In questo caso vediamo appunto che il presidente di questa associazione porta una bella magliettina, una bella t-shirt rossa con la scritta Ducati, infatti sei il presidente della SD Rosso Ducati, certo, di Mosciano. Allora, quando è che si è costituita questa associazione? Perché mi dicevi che avete avuto diverse fasi, uno ufficioso, sì, e poi sì, uno ufficiale. Diciamo che l'associazione ufficiale è nata quest'anno a gennaio del 2020. Invece il gruppo, diciamo un gruppo WhatsApp, è stato creato ad agosto del 2017 per delle gire, dei giri domenicali, per le gite domenicali, questo è. E poi a mano questo gruppo ha preso sempre più piede, sempre più si sono aumentati i motociclisti e alla fine eccoci qua. Infatti è un'associazione che mi dicevi, perché io prima ti chiedevo, ma siete un'associazione di mototurismo, prevalentemente, sì, certo, mototurismo. Certo. Cosa significa il mototurismo? Cos'è? Allora, il mototurismo è, diciamo, è quella disciplina dove il motociclista usa la moto per turismo, lo dice la parola stessa, cioè si fanno delle gite anche in Abruzzo, fuori, e si crea questa situazione di turismo. Quindi diciamo che la motocicletta, chiamiamola così, sì, insomma, sì, è il mezzo, il veicolo che utilizzate in, certo, realtà per andare a conoscere dei nuovi posti, certo, ma immagino che ci andate anche con le famiglie, sono anche occasioni di incontro con le famiglie. Certo, noi diciamo a inizio anno diamo già un programma con le uscite già stabilite, organizzate, ristorante, itinerario e quant'altro. Infatti i nostri tesserati su questi appuntamenti non mancano con la propria ragazza o la propria moglie o la compagna. Questo. O i figli o quello, sì, che certo, è. Certo, certo. Vice sindaco, allora Mosciano conosce questa bella realtà, diciamo in maniera ufficiale la conosce da quest'anno, però ufficiosamente sono già diversi anni che conoscete, insomma, che la cittadina conosce questa bella realtà. Volevo chiederti, ma tu ami la moto? A me piace guardare le moto, mettiamole così. Non sono un amante delle due ruote, a parte da appassionato di sport. Bene. Di più in televisione. Beh.
Allora, come ci stava dicendo l'amico Jerry, allora, questa società si è costituita ufficialmente praticamente quest'anno, a gennaio di quest'anno, però purtroppo, ahimè, questo evento pandemico così importante ha congelato, ha bloccato un pochino tutte le attività. Nonostante tutto, il comune di Mosciano Sant'Angelo, nel suo scarno calendario estivo, ma non poteva essere altrimenti ovviamente, ha previsto questa manifestazione, questo evento importante che si terrà il 25 luglio. Ce ne vuoi parlare un po'? Allora, sì, faccio un passo indietro. Il calendario estivo è, diciamo, la necessità, di necessità virtù, quello che è stata la pandemia ha sconvolto un po' tutti gli equilibri e quindi anche gli equilibri legati alla programmazione estiva delle manifestazioni. Noi del nostro come comune abbiamo cercato di mettercelo comunque, gli altri anni c'era un apporto da parte delle associazioni sicuramente importante, che quest'anno gioco forse è venuto meno per tante, tante motivazioni. Però invece c'è questa bellissima realtà di Rosso Ducati che proprio quest'anno ha deciso di mettersi in gioco e di scegliere Mosciano per ripartire, perché sì, prendo spunto dal titolo del programma Pronti Partenza e Via, proprio loro ci hanno dato, se vuoi, lo sprone a ripartire, e questa bella manifestazione che c'è domani sera io mi auguro coinvolgerà tanta parte della cittadinanza, perché loro si sono spesi veramente tanto finora e si stanno spendendo molto per questo rosso tra le torri, che già stasera sarà possibile ammirare il rosso delle luci nel centro storico di Mosciano. Perché già da questa sera le accendete? Sono pronte, quindi stamattina con Jerry eravamo al lavoro per questo. Sono pronte, quindi stasera saranno accese. Diciamo che è un test, una prova, okay? La prova generale, via. Va bene, facciamo questa prova generale, tanto manca... Torri, quindi questa sera vediamo. Senti Jerry, ma quante persone vi aspettate che possano arrivare? Allora, un numero preciso non lo possiamo dare, però ecco, visto, diciamo, le moto in esposizione, le macchine delle Ferrari, Ducati, Harley, delle Vespe, abbiamo delle Vespe anche abbastanza datate e quindi penso che sia un buon diciamo, richiamo per questa gente, per gli appassionati dei motori. Però ecco, un numero preciso, io mi auguro che riesca la manifestazione, l'evento, ecco, questo evento. Allora, diciamo che l'evento è stato comunque preparato, progettato, programmato. E curato nei minimi dettagli. Da voi, con il patrocinio del comune, il quale si è messo veramente molto in discussione, perché comunque non è semplice con tutti questi ordini prescrittivi, con tutte queste limitazioni, fornire nulla osta, permessi e quant'altro per poter fare degli eventi o delle manifestazioni. Io ho letto una cosa molto bellina sulla locandina che sponsorizza Rosso tra le Torri, dove avete a un certo punto ben indicato che il tutto si svolgerà assolutamente in sicurezza e secondo le norme di distanziamento e di tutela e cautela reciproca, considerato questo. Certo. Quindi immagino che ci avete messo un lavoro e una fatica enorme. Allora, diciamo che questo evento è stato organizzato dalla SD Rosso Ducati e dal Bar 71 e lì diciamo che questo bar ha curato diciamo tutto il fatto anche sulle panche, sul distanziamento e quant'altro. Quindi c'è la segnaletica, avete certo, apposto certo, una segnaletica, certo, quella che troviamo normalmente. C'è un piano di sicurezza Covid effettuato, cioè non è che abbiamo fatto le cose all'acqua di rose, ecco, perché anche perché noi è il nostro primo evento, quindi se ci fossero dei problemi nel primo evento sarebbe, diciamo, insomma, non sarebbe una bella, ecco, cosa, però perfetto. Voi ce l'avete messa tutto, comunque avete adottato tutte le cautele, certo, le misure idonee. Certo, questo sì. Vice Sindaco, ma per dare questo patrocinio e quindi in un qualche modo sposare questa manifestazione che comunque richiamerà un pubblico importante che viene anche da fuori, perché con il fenomeno pandemico un conto è controllare gli stanziali, gli abitanti che più o meno hanno un decorso
che è conosciuto, uh-huh. visto che comunque i comuni poi sono piccoli, ci si conosce, però arriverà anche gente da fuori, quindi comincia a essere un pochino più problematica la cosa. Come l'hanno presa in comune gli altri colleghi? Bene, bene, perché quello delle manifestazioni, io ho la delega a cultura e manifestazioni tra le altre cose, ma è stato comunque un progetto sposato in maniera collettiva. Nell'organizzare questa manifestazione abbiamo avuto anche l'aiuto dell'assessore delle associazioni, Donatella Cordone, ma in generale c'è la voglia, attraverso le manifestazioni, di rilanciare un po' Mociano, almeno dopo la pandemia, cercare di dare delle serate, di offrire, di dare un'offerta turistica culturale che possa permettere un afflusso controllato, più possibile controllato, di persone. Nelle serate che abbiamo svolto finora c'è stata particolare attenzione a filtrare le persone che entravano nell'area dedicata, e anche domani sera la ST Rosso Ducati, diciamo, delimiterà l'area di svolgimento della manifestazione, come è previsto dalla normativa, monitorando gli accessi, controllando le temperature, garantiremo anche la distribuzione di mascherine monouso per chi ne fosse sprovvisto, abbiamo fatto già in queste altre serate, quindi insomma si cerca di avere l'attenzione massima e in questo modo di limitare un po' quelli che sono i rischi, fermo restando che la limitazione maggiore viene dalla responsabilità di ciascuno, cioè partecipare a una manifestazione di questi tempi vuol dire essere responsabili, e questo è importante. Beh, assolutamente, anche perché, insomma, leggendo un po' il tenore delle varie ordinanze, dei vari decreti, ciò che si evince è proprio questo: fare molta leva sul senso di responsabilità e sull'assumersi ognuno un comportamento che possa essere maggiormente garantista per sé e per gli altri. Jerry, ma quanti siete voi dentro l'associazione? Attualmente superiamo i 60 tesserati. Tutti operativi? Allora, c'è quello più operativo e quello meno operativo, come in tutte le cose. No, io però per operativo intendevo operativi, sul direttivo? Sul direttivo operativo, proprio sul mototurismo, cioè sull'utilizzo della moto, perché... Sì. Quindi tutti che andate in moto, siete in 60 quando uscite? No, ecco, perciò mi dicevo... Ci sono quelli che frequentano di più, per esempio ci sono alcuni che si fanno quell'uscita all'anno, oppure alcuni che non mancano mai a questo appuntamento. Cioè, ecco, diciamo i più attivi? Sì. Quanti ci sono... ne siete tra i più attivi? Beh, diciamo tra i più attivi almeno superiamo le 30 unità, quindi sì, si esce quando si esce, usciamo con questo tipo di numero di persone. Un numero abbastanza importante, anche perché se lo vogliamo minimo raddoppiare, perché ognuno si porta qualcuno dietro, certo, siete veramente certo, un gruppo abbastanza forbito. Certo. Luca, ma parlavi di rilanciare Mociano anche attraverso queste manifestazioni, questi eventi, eccetera. Però mi dicevi pure che come comune avete adottato alcune soluzioni per poter favorire, per esempio, la ripresa delle attività commerciali e far sì che potessero essere invogliate ad aprire e a rimanere aperte il più possibile, per esempio con l'occupazione del suolo pubblico. Voi, se non sbaglio, non la fate pagare? Allora, quest'anno, vista l'emergenza, abbiamo scelto di non far pagare l'occupazione di suolo pubblico ai commercianti e di dare un maggiore spazio rispetto agli anni precedenti. Questo per garantire il distanziamento e per spingere un po' quelli che sono appunto i locali del centro storico, che ovviamente soffrono, come soffrono in tutti i centri, specie nei centri piccoli come il nostro, e poi in questo periodo qui. Quindi si è voluto dare una maggiore elasticità, specie in vista delle manifestazioni estive. Accanto a questo però abbiamo adottato anche, vado un po' a ruota libera, perdonami, abbiamo adottato anche dei provvedimenti un pochino più strutturali per le attività in generale, non soltanto quelle commerciali del centro, operando sulla tassazione, viene in mente la tassa rifiuti che abbiamo ridotto fino al 25% per le attività che sono state chiuse durante il lockdown. Questo proprio per dare un aiuto concreto, economicamente importante, anche a quelle realtà industriali, artigianali di cui il nostro territorio è ricco,
che insomma hanno certamente avuto un periodo di difficoltà un po' in tutta Italia. Questo è uno di quegli elementi che abbiamo deciso di sposare per cercare di rilanciare un po' l'economia locale. E infatti la mia domanda mirava proprio a farti dire questa cosa, che è una cosa che quando mi hai raccontato, come ricorderai, mi ha anche piacevolmente sorpresa. Cioè io finalmente sento di un comune che adotta un provvedimento di riduzione della cosiddetta parte variabile della tassa rifiuti, perché sappiamo bene che è scomposta come tassa. E però mi dicevi anche che un'agevolazione che voi avete riversato sulla cittadinanza, ma che in un qualche modo siete stati anche già ristorati, seppur parzialmente, dallo Stato. Perché io poi ti Allora, chiedevo proprio questo, ti dicevo, ma comunque sono soldi che poi non rientreranno nelle casse comunali. il meccanismo della tassa rifiuti è un meccanismo particolare per il quale se c'è chi non paga, c'è comunque qualcun altro che deve sopperire. È una tariffa che va completata al 100% dai contribuenti. Nel mare magnum dei provvedimenti che il governo ha adottato durante la pandemia, c'è questo ristoro dato ai comuni, che è a mio avviso, un importante aiuto ai cittadini come aiuto, sempre nei confronti della cittadinanza, perché se il comune di Vociano, ma in generale i comuni, hanno avuto la possibilità di intervenire puntualmente sulla tassazione, come è stato fatto nel nostro caso, o su agevolazioni di altro genere, a seconda di quello che si sono voluti adottare, è stato possibile tutto ciò proprio grazie all'aiuto economico che è arrivato dal governo. Anticipazione di fondi straordinari scaglionati in tre tranche, 30%, altro 30%, un 40% a saldo, calcolati in base a parametri diversi, tra i quali la popolazione, la tassazione, insomma sono parametri un po' complessi, non mi dilungo, e per i quali ci sono arrivate delle risorse che abbiamo utilizzato proprio anche sottolineo, per coprire questo tipo di agevolazione, cioè il 25% di Equitalia scontata all'attività che ne hanno fatto richieste che sono state chiuse durante il lockdown va coperto proprio con gli statali e ti lasci dire che questo è credo uno dei meriti del governo che spesso è stato vituperato per tante cose, che per le cose fatte bene va elogiato. Sì, certo, assolutamente, questa è una cosa fatta bene e soprattutto vanno elogiati anche i comuni che poi mettono a valore, insomma, tutto quello che viene fatto dal governo, che il governo può fare tante cose, ma poi gli amministratori locali, la politica locale è quella che è chiamata a redistribuire sul territorio e tra i propri cittadini. Senti Gerry, mi dicevi che questa associazione fa prevalentemente mototurismo, quindi si esce, si va in giro insieme, si fanno questi percorsi, però c'è anche una sezione sport, intesa come sezione competizione, immagino, anche se diciamo, è stata per il momento solo prevista, ma non è ancora operativa. Intanto però voi ci avete pensato, quindi probabilmente avete già qualcuno interessato a fare questa cosa. Sì, abbiamo delle richieste per quanto riguarda la licenza per uso in pista, ecco, per uso agonistico in questo caso. Abbiamo anche delle richieste. E avete qualcuno già tra i vostri tesserati che preme o che in un qualche modo è interessato a fare? Beh, allora, abbiamo qualcuno che pratica e qualcuno interessato Il nostro anche. vice sindaco si è momentaneamente distaccato. Eccolo qua. Lo abbiamo Sì, ci recuperato. sono. Guarda. Però abbiamo il viso al contrario. Luca, devi girarlo. Ecco, Ecco. perfetto. Quindi dicevo che ci sono tra i tesserati gente che pratica questo tipo di sport, ecco, motovelocità, enduro. E prima ho provato a chiederti un po' le differenze tra tutte queste discipline, perché per esempio io che per me la moto è la moto che va semplicemente su strada, in realtà non è poi così. No, no, ecco. Diciamo che la motovelocità sarebbe la moto in cui si va in pista, ecco, L'enduro è quella in cui si va in campagna, in mettiamola campagna, così. certo. E poi c'è la moto turistica che ci si va in giro per il mondo, ecco, alla fine. Benissimo. Quindi questo è così.
Bene, allora noi siamo giunti più o meno a conclusione di questa nostra puntata. Io volevo dire ai telespettatori anche che questa è l'ultima puntata della trasmissione Pronti Partenza Via. Per il momento avremo un periodo di stasi, ma non per questo non torneremo, perché già c'è in cantiere qualche altra cosa, qualche altra trasmissione, un altro format che stiamo pensando, ideando per tornare a stare insieme a voi e per continuare appunto a raccontare della WISP e a raccontare di tutte le persone, di tutti gli amministratori, di tutti i presidenti, di tutti gli atleti che girano attorno a questo mondo della WISP. Volevo solo fare una precisazione, io prima ho detto fra qualche giorno si farà rosso tra le torri, ma non è tra qualche giorno, vero Luca? È domani che si fa. Domani sera, vi aspettiamo. Va bene, ci saremo sicuramente, noi saremo presenti, come sarà presente TV6 che farà le riprese che poi verranno messe in onda. Vi auguro un grande in bocca al lupo per la riuscita della manifestazione, per la ripresa di tutte le attività. Complimenti per i provvedimenti che l'amministrazione, vedo che sei giovanissimo, immagino che anche i tuoi colleghi siano giovani, quindi voglio dire, va benissimo, un'amministrazione giovane che ha voglia di fare e che fa, l'importante è fare. E un in bocca al lupo anche a te Gerry, all'associazione, e poi diciamolo, vi chiamate Rosso Ducati e qui chiudiamo, ma in realtà tu ami dire che siete... Guarda, per Ducati sta nel diversamente uniti, club amatoriale turistico italiano, perché siamo in prevalenza ducatisti, ma nella nostra associazione... in realtà nell'associazione comprendete... È un plurimarche, quindi tutti. Non si fa distinzione di marche e di colore. Benissimo, vi ringrazio per essere intervenuti, aver partecipato... Arrivederci Luca, di nuovo buon lavoro. Arrivederci, alla prossima. Grazie Gerry, in bocca al lupo per domani sera. E arrivederci a presto con un'altra trasmissione che stiamo pensando proprio per voi. Arrivederci. Via, pronti, partenza via, si va per mari e monti, partenza via. Qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti.